Tre sconfitte nelle ultime cinque partite, senza vittorie, con due soli punti racimolati per effetto dei pari casalinghi contro Cesena e Bari. I numeri dell'Avellino, battuto ieri 2-0 dalla Salernitana, si commentano da soli e certificano il blackout in termini di serenità e risultati che ha fatto scivolare i biancoverdi in zona playout ad una giornata dalla fine del campionato. Dilapidato il considerevole vantaggio sulla zona retrocessione che i lupi potevano vantare non più tardi che dopo la vittoriosa trasferta a Pisa, grazie al successo del Cesena a Trapani, D'Angelo e compagni sono però ancora artefici del proprio destino. Giovedì sera, ore 20:30 al Partenio Lombardi, a prescindere dagli altri risultati, basta battere il Latina già retrocesso per brindare a una sofferta salvezza. Novellino, che dovrà fare a meno degli squalificati Gym City e Bidawi, ma che recupererà la Verone, dovrà però lavorare soprattutto sull'aspetto psicologico per cercare di rianimare una squadra spenta e nervosa, come testimoniato dai continui battibecchi tra i giocatori in campo. Curva sud a 5 euro, bocche cucite fino alla gara verità, poi sarà il tempo delle riflessioni a mente fredda, augurandosi che la frittata non sia completata con un clamoroso passo falso che sprofonderebbe lo spazientito ambiente irpino negli spareggi per non retrocedere. Ma non c'è solo il campo a tenere banco, si moltiplicano sul web le denunce dei tifosi del Lupo presenti allo stadio Arechi, rimasti feriti per effetto del lancio dai distinti di alcune bombe carta imbottite di schegge metalliche, si parla di chiodi e lamette. Gesti sconsiderati i cui effetti sono stati documentati in tempo reale proprio attraverso Facebook da alcuni sostenitori irpini. Abbiamo controllato uno per uno, tessere e documenti, è in da tribuna, arrivano le bombe carte. Sempre dai distinti, al 34esimo della ripresa è piovuto un oggetto che ha colpito l'assistente di linea Cecconi. La Digos sta indagando per identificare gli autori dei lanci attraverso le immagini del circuito di videosorveglianza filmate dalla sala GOS.